Non ho risposto individualmente ai commenti del video che avevo fatto e che si intitolava Che brutta voce. Sono contento, finché riesco, proseguo in questa attività, che poi è un hobby, insomma, un passatempo, un modo anche per me di... Mi fa piacere invece che molti di quelli che hanno commentato hanno capito lo spirito e il fatto che mi abbiano capito che anche questa cosa di fare dei percorsi attraverso la letteratura è una cosa che può essere utile e che ritengono questa cosa alcuni, almeno una compagnia, insomma, un qualcosa di amichevole, insomma, che si può ascoltare con tranquillità d'animo. Altri che scoprono attraverso questa dei percorsi anche nella letteratura che magari da soli non avrebbero fatto. Altra cosa che osservo è che quelli che mi vedono nel mio canale e che a volte si affezionano, insomma, no? Ti seguono con una certa costanza e magari commentano con una certa assiduità. Quelli che commentano sul mio canale, i commenti nel mio canale in genere sono incoraggianti, cioè chi si abitua poi in realtà trova o insomma mostra un certo gradimento. È chi ti ascolta per la prima volta in un luogo che magari non è il tuo, in cui non ti conoscono e quindi si incontrano per la prima volta con te, ascoltandoti magari da un cellulare. E chissà da che posto, insomma, no? E chissà aspettandosi cosa, insomma, da un libro, magari mentre sono in autobus o mentre sono, che so io, alla partita di calcio. Spesso questo è il primo incontro, possono non trovarsi quello che si aspettano. Alcuni commenti dicono anche questo, insomma, no? Mi aspettavo un audiolibro, invece ho sentito qualcosa che per me era diverso, insomma, non era il solito modo di presentare un audiolibro, ma io non sono neanche qua per fare audiolibri, non mi pagano per questo, anzi non mi paga nessuno proprio. Io ritengo che comunque, insomma, per chi lo accetta e lo apprezza, questo qua rimane un dono, insomma. È tutto sommato a cavallo donato. In realtà non ho minacciato di ritirarmi. Volevo una verifica da parte vostra, insomma. Se per lo più mi dite che è sgradevole quello che faccio, o che è meglio che chiuda assolutamente, insomma, che non sono assolutamente adatto a fare quello che faccio. Ma insomma, se anche a pochi, però, questa cosa può risultare utile, può piacere, insomma, può essere di compagnia, può essere di supporto. Va bene, insomma, io continuo a farla volentieri per quello che riesco, per quelle che sono le mie capacità. Poi è vero, le capacità anche si affinano col tempo. Se riascolto i primi video che ho fatto di lettura, non, nemmeno io riesco più ad ascoltarmi, insomma, no, si cambia anche modalità perché non sono nato né attore né lettore, insomma, è una cosa che ho scoperto di fare nel tempo, ma in un tempo molto in là con gli anni, non solo da adulto, ma anche quasi da vecchio, avendo appunto del tempo libero, trovando piacere nell'andare a cercare di qua e di là nei libri delle cose che potessero avere un valore anche estrapolate di per sé, e cercare dei percorsi, insomma, dei percorsi all'interno della letteratura, che sono nuovi anche per me, ovviamente. E poi perché fin da bambino mi ha affascinato sentir leggere. Purtroppo pochi mi hanno letto, ma quelle volte che ho sentito qualcosa, o in televisione, o in radio, mi ricordo che quando ero piccolo, molto piccolo, 5-6 anni, 7, e c'era la Scera Doppia, e mia mamma mi lasciava, forse l'ho già detto, ma mia mamma mi lasciava a casa da solo perché mio papà lavorava. E
in fabbrica, e quindi tornava tardi. E mia mamma ci teneva ad andare a vedere la cera doppia, insomma, era l'avvenimento, insomma. E quindi mi lasciava a letto da solo a casa, avevo 5-6 anni, 7. E allora, per farmi stare buono, o mi lasciava un libro, e questo libro era l'unico che circolava per la casa, che era il sussidiario di mio padre, delle scuole elementari, mi pare che era del 22, del 23, insomma, piena epoca, insomma, inizio dell'era fascista. E l'altro regalo che poteva farmi era quello che chiamavo molto, ma che era un po' più complesso allora. Era quello di prendere la grossa radio che di solito stava in cucina e di mettermela sul comodino della camera. A quei tempi, tra l'altro, dormivo in camera con i genitori. E quindi me ne stavo buono a casa e ascoltavo la radio. E per me quella era una cosa che mi dava gioia. Cos'era della radio, insomma, che dava gioia? Era ascoltare una voce. E quindi ci si affezionava alle voci. Ormai siamo disabituati a questo, ad avere qualcuno che ci racconti. Al massimo ci insegnano a mettersi non so, ci comprano il libro di favole, ci fanno vedere le figure. Ma pochi ci raccontano, magari se un breve periodo della vita quando si è piccoli, ma poi questo ascoltare, questo sentirsi raccontare direttamente da una voce, una storia, delle storie, ormai non fa più parte della nostra vita complicata, piena di cose. Questa è una cosa che richiede tranquillità, tempo, situazione, rapporto, e quindi non c'è più. Però, intanto nei tempi antichi si leggeva a voce alta. Esisteva solo una modalità di lettura, ho sentito da qualche parte, ma da qualcuno a cui credo, insomma, da uno storico. Ma fino a 500 anni fa, poniamo, insomma, la modalità di lettura era quella di leggere a voce alta, non esisteva la lettura dentro di sé, insomma, no, la lettura fatta con gli occhi. E poi, insomma, tutta la nostra tradizione, tutta la tradizione anche italiana, quella delle fiabe del Calvino, era quella di un rapportarsi attraverso le storie, e le storie erano storie di vita vissuta, oppure di vita filtrata attraverso le fiabe. Adesso le storie che passano sono fatte, non diciamo come, e poi raccontate con quelle dei cartoni, con delle voci così sgradevoli. Penso ai Simpson, che è l'unica cosa che ogni tanto ho visto un po' attraverso i miei figli, ho provato a vedere perché non riuscivo poi a vederli, oppure altri. Voci artefatte, voci sgradevoli, che non hanno niente di umano o di, come dire, di legato all'anima. E quindi secondo me c'è bisogno delle voci, c'è bisogno di sentire raccontare storie, e le storie poi non sono soltanto, sono i racconti, sono anche la letteratura, quelle che ricaviamo dai libri. Storie per adulti. E poi personalmente mi ha sempre affascinato ascoltare anche dalla radio la lettura dei libri. E ci sono stati momenti in cui queste cose mi hanno fatto molta compagnia, magari momenti in cui mi è capitato di star male a letto, insomma. Mi ricordo per esempio, non so, un periodo 20 anni fa in cui ascoltavo l'Eneide letta da sermonti a puntate.
Oppure anche semplicemente Baricco, quando ha raccontato, sempre intorno agli anni 96, ha raccontato Furore un mese per radio. Momenti piacevoli. E quindi anche da questo forse è nata la voglia di, a mia volta, di provare a raccontare delle storie leggendo. Ma forse questa cosa era nata anche quando ero molto piccolo, solo che ai miei tempi non si coltivavano queste cose, insomma, no? Cioè, c'era molto più dei privati. Poi mi è capitato invece di provare a raccontarle ai miei figli quando erano piccoli, soprattutto al più grande, perché poi diventava difficile quando i figli erano più di uno. Dico questo perché quando si racconta una storia, quando si legge, è importante che la voce sia una voce umana, nel senso che sia una voce che sente, che filtra attraverso la propria emozione, il proprio sentimento, quello che dice. E che quindi la parola, la voce sia un qualcosa che media la parola e che ci sia un rapporto diretto. Insomma, che la voce sia naturale. Che la voce serva per far entrare chi ascolta nella storia e quindi che si ponga o ci si ponga il problema oppure che non ce lo si ponga ma venga naturale, questo è di adattare la voce, la modalità a quello che si dice. E il bambino che ascolta la storia si preoccupa soprattutto della storia. Non si preoccupa della bontà dell'addizione spesso di chi gliela racconta. Poi si è entrato in, poi siamo entrati in un'altra dimensione, insomma, no? Questa dimensione adesso è un po' degli audiolibri, che io trovo sia una dimensione un po' nuova. Non mi pare che esistesse, insomma, così com'è. Dove ci sono attori e ci sono persone che raccontano libri, poesie, storie e che per raccontarle fanno uso di una certa retorica. E questa retorica sta diventando sempre più importante rispetto al contenuto della storia. E allora se noi andiamo anche qui su YouTube, sentiamo delle voci molto impostate, baritonali, e troviamo tutta una serie di sovrastrutture, cioè delle musiche eccessive, delle immagini che vogliono essere molto coinvolgenti, molto preponderanti, titoli, quantità di una modalità di presentazione del tutto, insomma, una confezione che come spesso succede nei regali, c'è molta più confezione di quello che c'è dentro. E spesso anche dietro queste voci baritonali, molto impostate, molto belle, manca l'anima. L'emozione, quella vera. Cioè passano delle emozioni false, cioè passa una retorica che è sempre uguale per qualsiasi contenuto. A me capita spesso di sentirlo, perché da questo punto di vista mi sembra di avere l'orecchio abbastanza abituato, ma dopo spiegherò anche perché, perché sono abituato ad ascoltarmi, ma non tanto per la questione della lettura, ma soprattutto perché
Fin da piccolo ho coltivato l'interesse per la musica, quindi per suonare. E quando suoni è indispensabile saperti ascoltare. Sono abituato ad ascoltarmi e anche a capire i difetti, solo che non sempre, anche capendo i difetti, si riesce a correggerli. Insomma, però è la modalità per cercare di correggerli, per cercare di crescere. Quindi, insomma, se uno si abitua ad ascoltarsi, riesce anche ad ascoltare gli altri. Se uno si abitua, quando si avvicina a un testo, sia musicale sia letterario, a percepirne immediatamente lo spirito, si abitua anche ad adattare il suo modo di interpretarlo a seconda dello spirito, quello di entrare nel testo. E qua si pone un altro problema. Scusatemi se passo un po' di palo in frasca, ma ed è il problema di cosa sia importante per chi interpreta. Interpretazione, l'estetica, insomma, no? È più importante il testo? O è più importante che chi lo dice dimostri di essere bravo? Sembra, da come si stanno evolvendo un po' le cose, e questo anche nell'interpretazione, l'interpretazione musicale, insomma, no? Che quello che va prevalendo al mondo d'oggi sia il fatto che l'interprete sia bravo. Insomma, si va alla ricerca del consenso attraverso il virtuosismo, attraverso quel tipo di retorica che diventa più consolidato in quel momento, nel gusto di quel momento, dell'apprezzamento, insomma, no, per dire quanto bravo sei. E quindi si usa il testo come un pretesto per dimostrare di essere bravi. E spesso per fare questo lo si travisa. Insomma, per esempio quando si suona si staccano tempi eccessivi, si cerca di aumentare il colore con il pedale quando non c'è, si cercano effetti di risonanza o di che non fanno parte del gusto dell'epoca, oppure si cercano criteri interpretativi che sono lontani dal gusto, dal modo con cui è stato scritto quel particolare testo. E così spesso si sente anche qui cercare, anche quando si legge, anche quelli che leggono, cercare soprattutto l'effetto, la retorica, al di là dell'emozione che scaturisce dalle parole, dalla comprensione del contenuto. Insomma, spesso la retorica ci porta ad emozionarci di qualcosa che non è nelle parole che si leggono, ma che è semplicemente nel modo di porgerle, perché chi sa porgere le cose in un certo modo, potrebbe anche dire dei grumblot e far emozionare soltanto attraverso il modo di porgere le cose. E allora, ma sono quelle delle emozioni facili e soprattutto delle emozioni artificiose, artificiali, a cui ci ha portato una certa evoluzione del gusto. No? Le luci si spengono, la cosa, il silenzio e tutto quello che prepara qualcosa che poi non era così quando si raccontavano le favole ai bambini, ma era la parola che poi entrava.
E questo attori consumati lo dicono, insomma, no, l'attore è un grande narcisista, insomma, no, che studia tutte le tecniche, ma anche quando sta a teatro, insomma, quando recita, per attirare l'attenzione del pubblico, insomma, no? E perché sia sempre lui al centro dell'attenzione, non può permettersi un momento in cui non è al centro, non ha lo sguardo di chi assiste, degli spettatori. E quindi la ricerca di una retorica che magari, non lo so, forse funziona a teatro, in cui anche le battute vengono poi modificate in funzione della facilità dell'attore per poterle dire, per poter essere visibili. Ecco, io non lo so se con la letteratura funzioni questo. Trovo anche che c'è una diversità tra chi legge e che è un buon lettore e chi è un attore. Cioè, trovo che chi legge un romanzo, per esempio, e fa di professione l'attore, legge con modalità diversa che è semplicemente un lettore. La modalità di leggere di Baricco, quando faceva Totem, trasmissione che a me piaceva molto, tra l'altro, era la modalità di chi legge come lettore, non come attore. E poi ci sono gli attori. Chi legge bene, spesso lo si sente dalle piccole sfumature, dalle piccole variazioni, dalle inflessioni che lui riesce ad avere dando ad ogni periodo e poi ad ogni piccola frase all'interno di ogni periodo il giusto senso, le giuste cose, il ritmo, ma lo si sente dalle piccole cose e non è una questione spesso di voce. La voce può essere alta, bassa. Quello che rende interessante o emozionante la cosa, è quello che sta dietro la voce, cioè l'umanità che la voce esprime, la partecipazione al testo che emerge dall'inflessione della voce. Non ci sono, ripeto, voci belle o voci brutte, ci sono voci espressive. È un po' come le facce, no? Ci sono facce brutte che però sono molto affascinanti e ci sono facce belle che non dicono niente. Perché anche la voce, come la faccia, come gli occhi, come lo sguardo, è un po' uno specchio di quello che sta dentro di noi. E quindi della vita che abbiamo dentro. E questa vita si riflette poi spesso in quello che si legge. Per quello che mi riguarda, quindi, la mia ambizione, diciamo così, quello che mi sono preoccupato di fare, consapevole di non avere da questo punto di vista la voce che risponde ai canoni della bellezza, così come viene percepita dalla convenzione, no? La voce bassa, impostata, ricca di vibrazioni, no? Spesso sostenuta poi da tutto un artificio tecnico, il modo di parlare al microfono, il modo di elaborare, perché poi ci sono tanti modi di intervenire sulla voce attraverso il microfono, attraverso
l'equalizzazione, attraverso tanti strumenti tecnici che la rendono comunque sempre più artificiosa, per mixarla con le colonne sonore, per usare queste musiche molto strappalacrime, e che si sente. E quindi sono consapevole di non avere una voce di questo tipo. Sono anche consapevole che la mia voce non passa indifferente, cioè o piace o non piace. Ci sono voci che piacciono sempre, nel senso che appunto hanno queste caratteristiche, insomma, no? Che sono quelle che seguono questi canoni che dicevo. Ci sono altre voci che sono di per sé sgradevoli perché in realtà non sono espressive, sono distaccate da quello che leggono o da quello che dicono. La mia voce, ripeto, piace o non piace. Quando non piace, a volte suscita delle reazioni, è irritante. E perché, secondo me? Perché tende ad essere coinvolgente. Quando qualcosa cerca di coinvolgerti in un qualcosa che magari ha a che fare con le emozioni, ci possiamo lasciare andare e possiamo accettare di entrare nel mondo dell'emozione. Ma se non, se troviamo qualcosa che invece si vuole coinvolgere e noi non vogliamo lasciarci coinvolgere perché il mondo delle emozioni ci disturba in qualche modo, ci mette in crisi. Allora la rifiutiamo. E quindi è anche importante il luogo della fruizione e anche la personalità di chi fruisce, insomma. No? Coloro che mi scrivono che provano piacere nell'ascoltare la mia voce, sono coloro, secondo me, che si lasciano emozionare, che accettano di entrare in un certo contesto e che attraverso la mia voce riescono poi a entrare nel testo con tutte le conseguenze, perché spesso il testo o quello che si legge non rimane indifferente, non ti lascia indifferente, ti coinvolge e quindi ti fa emozionare. E nel momento in cui ti emozioni, a volte entri anche in crisi. Ci sono delle cose che ti mettono anche in crisi, ti mettono in discussione, no? Non ti lasciano così. E allora il fatto di avere questa duplice, che sia così ambigua la mia voce, insomma, no? E anche questa, secondo me, ha questa conseguenza, secondo me, cioè è legata a questo fatto, è legata che non, al fatto che non passa indifferente, o la rifiuti, o la accetti e ti piace. L'altra cosa è che appunto molti di voi l'hanno scoperta per caso, cioè sono arrivati casualmente al mio canale, insomma, no? Perché questa cosa non è una cosa che è rivolta un po' alla massa, è una cosa un po' di nicchia, ma semplicemente perché richiede tempo, richiede un ascolto attento, richiede il fatto di lasciarsi coinvolgere,
richiedere anche una propria elaborazione personale, ma non. C'è chi si aspetta che invece questa cosa gli arrivi e agisca senza che lui faccia niente, e questo qua rimane immediatamente deluso, la rifiuta, insomma, no, non è una cosa che ti prende, ti coinvolge come può essere, che so io, il cronista di una partita di calcio, che ha quel ritmo, che ha quella cosa che ti mette dentro anche se non lo vuoi, no? Che lo senti anche da 10 stanze di distanza. No. È una cosa che a volte si mostra in punta di piedi. E quindi sta a te chiamarla verso di te oppure lasciarla andare, non curartene. Per quello che riguarda quello che faccio, per me è importante, proprio per la formazione, diciamo così, musicale che ho avuto, il rapporto tra la musica e la parola. Ovviamente non so se ci riesco, perché non ho fatto scuole, insomma, sono un dilettante, ma sono sempre stato un dilettante anche in musica. E quindi, come dilettante, però, sento molto l'influenza del fraseggio musicale che condiziona, secondo me, anche il fraseggio nella dizione. Quando tu elabori un testo musicale, devi trovare un punto di arrivo della voce, una legatura che mette insieme una frase, delle pause, uno stacco tra una frase e un'altra, una cadenza, un punto di arrivo, da dove puoi ricominciare. Insomma, e poi ogni accordo, ogni modo, ogni intervallo della frase chiama una modalità espressiva. E allora a volte quando si studia la musica, come dire, prima la si studia in maniera assolutamente inespressiva, cioè si suona lentamente, senza dare nessun colore, senza niente, per capire come le note, gli intervalli, le armonie suggeriscano di per sé il modo migliore per interpretarle. Quindi come l'interpretazione debba venire dalla musica scritta, insomma, dal testo. E solo dopo ci si aggiunge quel qualcosa di proprio, ma una volta che si è capito a fondo quello che c'è scritto nel testo. E quindi secondo me, in questa diatriba che c'è sempre stata, insomma, no? Dialettica che c'è sempre stata tra il testo e l'interprete, l'interprete bravo è quello che sa tirare fuori il massimo dal testo, non quello che rivede il testo e se ne serve per dimostrare quanto è bravo lui. Quello può essere un virtuoso, ma non sarà mai uno che fa della musica, nel vero senso della parola. E così, secondo me, è anche nel modo di leggere. E abbiamo sempre a che fare con un testo. E questo testo deve essere capito nella profondità, in quello che vuole esprimere, nel senso ultimo, profondo di ogni parola di cui è composto, di ogni frase.
E una modalità per fare questo è anche proprio quella di cercare la musicalità del testo e utilizzare quelli che sono dei canoni che si usano nella musica, adattandoli anche alla prosodia, alla dizione. Poi ovviamente ci sono anche delle tecniche di dizione, insomma, bisogna seguire anche quando è possibile un'ortoepia, qualcosa, insomma, ma insomma, come musica anche nello sbaglio di una nota può passare inosservato, insomma, non è quello. Cioè, se sei dentro il carattere di un brano, il fatto di storpiare una nota, insomma, ha un'importanza relativa. Si capisce che è un accidente, insomma, che non è. Ma se sei fuori, come per l'attore essere fuori personaggio, non c'è niente da fare, sei fuori, out. E allora anche leggere, secondo me, vuol dire cercare di capire lo spirito del testo. E se tu sei nello spirito del testo, se questo testo è, diciamo, non è semplicissimo, non è così accattivante, non è. C'è chi se ne accorge e quindi riesce a gustarlo, riesce a stare con te, e c'è chi non se ne accorge e ti rifiuta perché magari l'andamento è lento, perché magari ci sono delle pause, delle atmosfere, delle situazioni che non sono congeniali o al luogo d'ascolto, oppure alla cultura o alle aspettative di chi per caso ti ascolta in quel momento senza aver scelto, senza sapere chi sei o cosa fai, insomma, no? Attaccando il tuo ascolto come si attacca quello di una canzonetta pop. Diciamo che prima ancora di cominciare a fare delle letture, insomma, di prendere questa direzione con il mio canale, che ho provato un po' di strade diverse, insomma, no? Ero consapevole del fatto che la mia voce non è gradevole secondo i canoni tradizionali per cui si considera gradevole una voce. Ciò nonostante, però, credo che la voce sia uno strumento che non deve essere gradevole di per sé. Lo diventa a seconda di quello che esprime, a seconda dell'emozione che riesce a suscitare, quando è sincera. E allora viene fuori un altro concetto, un po' quello della verità. Siamo veri? Siamo noi stessi? Ossia, facciamo delle cose prima di tutto per noi stessi, perché vengono dal nostro sentimento e non sono strumento per qualcos'altro. Insomma, ne abbiamo il bisogno. È un po' come quello che diceva Rilke, no? Nella lettera a un giovane poeta. Scrivi quando senti l'esigenza di scrivere, quando non ne puoi fare a meno, allora puoi scrivere. E quella è un po' la verità, no? La verità di fare quelle cose di cui non sappiamo fare a meno. E se noi siamo veri, poi questa verità viene percepita, non da tutti, perché non tutti hanno bisogno di verità. C'è molta gente che vuole essere ingannata, che vuole essere presa in giro,
tra virgolette, in maniera, ma insomma, vuole che gli si dicano cose che non sono vere, vuole credere nelle favole. Quando c'è la verità, allora diciamo che è più importante la verità che non la bellezza della voce di chi la racconta. E la verità non è mai in un solo luogo. Insomma, non troveremo mai chi ci dice, chi ci dà la verità. La verità è nella molteplicità, nell'ascoltare il maggior numero di pensieri diversi, di interpretazioni diverse, e nell'ascoltare il maggior numero di voci diverse, cercando di riconoscere che all'interno di ogni voce ci può essere un pezzetto di verità e che poi sta a noi ricomporlo, ma per fare questo dobbiamo fare fatica, dobbiamo scavare dentro quello che sentiamo, che leggiamo, che vediamo e poi dobbiamo creare dei collegamenti, fare dei ragionamenti e sapere che il tutto è sempre relativo, che quindi arriviamo a pezzettini, a costruirci un pezzo della nostra verità, che è sempre una verità nostra, non la verità generale, non la verità vera. E a volte la verità la sentiamo anche nelle persone. Ci accorgiamo quando, se abbiamo un po' di sensibilità, un po' di esperienza. Siamo abituati a stare, a guardare le persone che ci circondano. Quando queste persone sono abbastanza vere, autentiche, quando il sentimento che le muove è quello che lasciano vedere, o quando invece sono costruite attraverso una serie di barriere, di meccanismi, di difesa con cui cercano di nascondere la loro verità. E per me poi la bellezza è quella che poi cerchiamo, che dà anche un senso alla nostra vita. Non può prescindere dalla verità.